Al Ministero dell'Istruzione a Roma oggi sono convocati i sindacati per discutere le linee guida per la ripresa della scuola a settembre. Intanto in diverse città d'Italia e anche nella nostra regione la mobilitazione degli addetti a mense e pulizie negli istituti scolastici. Con Nelson Bova abbiamo seguito le proteste a Modena. Noi dal 24 febbraio che non lavoriamo ci hanno sospeso e a settembre non sappiamo che vita facciamo. Protestano davanti alla prefettura di Modena come in altre città italiane. Sono le lavoratrici e i lavoratori delle mense scolastiche e delle pulizie. Nella sola città della Ghirlandina oltre 500 persone che dalla fine della scuola e comunque dai primi di giugno non percepiscono più neppure gli ammortizzatori sociali anticipati il più delle volte dalle loro aziende, ed anche il futuro per questi lavoratori è incerto. I campi estivi sono comunque gestiti in piccolissimi gruppi e i numeri non sono più quelli di una volta. E ad oggi purtroppo ancora non siamo in grado e non abbiamo avuto nessuna comunicazione da nessuno per quanto riguarda quello che succederà con la ripresa della scuola. I sindacalisti chiedono la proroga degli ammortizzatori sociali. L'ampliamento della cassa integrazione che per portarla fino a 27 settimane. Alle incertezze delle scuole pubbliche si aggiungono le difficoltà del settore privato. Le aziende, stante la situazione Covid, hanno dovuto riorganizzare il lavoro, per cui non hanno necessità dei servizi di mensa piuttosto che delle pulizie, perché molti si sono attivati con lo smart working. Il Covid, dicono i sindacalisti, ha inoltre evidenziato che occorre cambiare il sistema degli appalti. Se il committente non attiva gli ammortizzatori, di conseguenza i lavoratori non hanno diritti, quindi c'è una normativa che a nostro avviso è assolutamente discriminatoria nei confronti dei lavoratori in appalto.